Dal Vangelo secondo Luca. Mentre diceva questo, una donna alzò la voce di mezzo alla folla e disse: «Beato il ventre che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano». Fratelli carissimi, oggi per una singolare e meravigliosa coincidenza riceviamo una parola meravigliosa sulla Vergine Maria, che ci aiuta, no? a celebrare questo sabato nel quale, nel tempo ordinario, si può celebrare la memoria di Santa Maria in sabato, no? Cioè, questo giorno speciale, il sabato, dedicato a nostra madre, che abbiamo celebrato ieri come Nostra Signora del Rosario, Nostra Signora della Vittoria. Colei che ci conduce, che ci accompagna, che ci protegge nel nostro combattimento quotidiano. E il combattimento è che risuona nella parola di oggi. Perché dico che risuona? Perché la donna che grida dalla folla, facendosi in fondo espressione della folla, quindi della massa, quindi del mondo, si riferisce alla carne e parla di carne, parla di seno e di ventre, di utero, no? Beati, beato il seno, beato l'utero che ti ha portato, beato il seno che ti ha allattato. Riconosce in Gesù una persona straordinaria, riconosce in Gesù una presenza diversa da tutte le altre presenze, ma non riesce ad andare più in là della beatificazione della carne che ha avuto relazione con lui. Cioè, è felice, è beata la carne che ha prodotto, tra virgolette, che ha generato, che ha dato la luce e che ha allattato, che una persona simile, cioè beata la carne realizzata, che è in fondo quello che tutti vogliono, quello che tutti desiderano, no? Una carne che si realizzi, una carne che abbia un ordine, che abbia un senso, no? Ma e carne intendo dire parole, pensieri, relazioni, soprattutto relazioni. E qui si parla della relazione di un padre, di una madre con un figlio, cioè la relazione primordiale. Ma noi sappiamo una cosa, fratelli, che nel peccato ci ha concepito nostra madre, cioè che la prima relazione, la più bella, la meravigliosa, quella che ci ha dato alla luce, quella che ci ha fatto apparire in questo mondo, è viziata all'origine, da un peccato, dalla ferita del peccato. Per questo tutte le relazioni che in fondo prendono anch'esse origine da questa fonte che è meravigliosa ma è anche avvelenata, tutte le nostre relazioni tendono alla morbosità, tendono al possesso, tendono alla schiavitù. È triste, ma è così. Guarda oggi le tue relazioni. Dai, è sabato, hai tempo, forse hai più tempo. Guarda un attimo, in questa settimana, com'è stata la relazione con tuo marito, con tua moglie, con i tuoi figli, con i tuoi genitori, con tua suocera, con tuo genero, con la nuora, con quel collega di lavoro, con il capo ufficio, con quel cliente, con quel paziente, con quell'alunno, con quel professore, con quel parrocchiano, con quel fratello della missione, con quella famiglia, con quel vicino di casa. Guarda, guarda le tue relazioni, tutte, il tuo fidanzato, la tua fidanzata, il tuo amico, la tua amica. Guarda, guarda che relazioni con il gruppo di amici, nella tua comunità cristiana. Libere? Stai intessendo relazioni libere? Le persone che sono davanti a te sono un tu nel quale trascenderti dimenticando di te stesso, dimenticando i tuoi pensieri, i tuoi criteri, o viceversa, tu stai legando subdolamente o spudoratamente le persone a te? Stai obbligando le persone a rendersi conto che tu non puoi stare senza di loro?
Stai forse inginocchiato davanti a qualcuno, dipendendo completamente dal suo affetto, dalla sua stima? Anche a livello carnale, sessuale, forse stai vivendo compromessi pericolosi, con il fidanzato, la fidanzata, col marito, con la moglie. Forse un giudizio ti sta ferendo e sta inquinando il tuo sguardo e non ce l'hai pulito su chi ti è accanto, è uno sguardo torbido, un pregiudizio. Forse l'altro ti ha ferito e non riesci a perdonare e questo sta dando molti problemi a tutte le altre relazioni. Bene, se è così, coraggio, perché innanzitutto scoprirlo alla luce della parola è meraviglioso, perché significa che ancora stiamo cercando la beatitudine nella carne, cioè cerchiamo nella relazione immediatamente carnale la felicità e il compimento della nostra vita. Ma Gesù sposta tutto e ci aiuta oggi, perché dice: ma non è beato, cioè non è beata mia madre perché è stata mia madre nella carne. Uè, 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 uè. Capite? Cioè, se per Maria la beatitudine non è consistita nell'aver portato nel suo seno, nel suo grembo, Gesù e nell'averlo allattato, allora c'è un'altra felicità, c'è un'altra chiave per essere felici, cioè c'è un'altra chiave nella relazione con Cristo e quindi con ogni persona. Ma certo, fratelli carissimi, certo che c'è un'altra chiave, e questa chiave è l'ascolto della parola e la sua custodia, il suo difendere la parola, combattere. Torniamo al combattimento, e per questo la Vergine Maria ci può aiutare, è esperta la Vergine Maria di questo combattimento, perché la Vergine Maria ha sperimentato cosa significhi essere beati veramente. C'è una beatitudine che va al di là della stessa relazione con la carne con il suo figlio. È iniziata così, non ha conosciuto uomo, ha sofferto per questo. Accidenti, si è sofferto. Non ha sofferto nella carne, perché lì era un progetto di Dio meraviglioso, perché per accogliere colui che era senza peccato la sua carne doveva essere senza peccato, ma ha sofferto le maldicenze, i sorrisini, la persecuzione, ma poi ha sofferto durante tutta la sua vita una purificazione totale, costante, per ritornare sempre a questo centro, questo Vangelo così breve, di questa frase così, una sola frase di Gesù, ma è così profonda, così densa. Perché quello che ha vissuto la Vergine Maria, quello che noi nella Chiesa sperimentiamo, fratelli carissimi. Maria è la Chiesa, è nostra madre, e ci è madre nell'ascolto, ci è madre nella difesa della parola, contro gli attacchi delle potenze dell'aria, del demonio, come abbiamo visto ieri. Perché lei ha sperimentato e gustato una gioia che è ancora più grande di quella di aver conosciuto Cristo secondo la carne, cioè di essere stata la madre di Dio. C'è una gioia ancora più grande di quella. Allora, se la gioia più grande nella carne, diciamo, che è quella che esprime questa donna, non è niente, cioè non è una beatitudine, allora noi che stiamo cercando la felicità, la beatitudine nella carne, stiamo fuori strada. Però va bene, cioè dico, è normale. Siamo così, siamo infettati, siamo feriti, e abbiamo un peso, come si dice, una forza di gravità che ci attira verso la carne, verso la terra, verso il sensibile, verso quello che possiamo toccare, quello che possiamo sfiorare. Va bene? Ma c'è qualcosa di più, di meraviglioso. Cioè, capite? E questo lo sperimentiamo nella Chiesa. Cioè, lo sperimentiamo insieme a Maria, lo sperimentiamo con Maria. Lo sperimentiamo perché Maria ce lo insegna, perché Maria ci conduce, perché Maria lo ha sperimentato e lo sperimenta insieme con noi. Che cosa? Che l'ascolto della parola ci fa veramente felici, perché l'ascolto della parola ci fa obbedienti, cioè ci fa consegnare a chi a noi si consegna, alla parola di libertà. Questa parola prende dimora dentro di noi
e fa della nostra carne un tempio. Non ci possiamo fermare al tempio, perché il tempio può crollare, il tempio per un terremoto, per la vecchiaia, per l'usura del tempo, per una bomba. Un tempio, il più bello, può essere distrutto in un secondo, come la nostra carne si disfà, vero? L'artrosi, i dolori, le malattie, gli incidenti, cioè il nostro corpo, un dente che cade già è la fine del mondo quasi, un dente che ti fa male. Allora, se noi ci fermiamo in qualcosa che si può corrompere, siamo fritti, per questo siamo sempre frustrati e incavolati e adirati e esigiamo dagli altri e esigiamo sempre di più, stringiamo più forte il cappio attorno agli altri, perché come non ci danno, la frustrazione ci porta a essere spesso anche violenti, no? Va bene, ma Cristo dice no, ascolta, Shema, ascolta e custodisci il tesoro, combatti per custodire quel tesoro, combatti perché tu sei il tempio dello Spirito Santo, combatti per la castità, combatti perché per rispettare te stesso e rispettare l'altro, per rispettare con una castità non soltanto nella carne, ma anche nello sguardo, anche nei pensieri, per non manipolare l'altro, combatti tutto questo perché tu hai dentro un tesoro che è grandissimo, è una gioia immensa avere la parola, la parola dentro di te, compie la volontà di Dio, ecco la felicità, ecco il compimento della parola, la volontà di Dio che è sempre amore, che è sempre il bene supremo per noi, istante dopo istante. Allora se tu compi la volontà di Dio in qualunque relazione, tu sei realizzato, anche se l'altro non ti si fila di pezzo, anche se l'altro non ti guarda proprio, anche se l'altro ti insulta, anche se l'altro non è come vuoi tu. Capisci? Perché tu stai compiendo la volontà di Dio e il compimento della volontà di Dio compie la tua vita nell'amore, ti fa felice. Questa è la parola, la Ba che viene dentro di noi, è Cristo stesso che viene, allora sì che Cristo viene dentro di me, come è venuto nella Vergine Maria, attraverso l'ascolto e attraverso la custodia fedele della parola che riceviamo, cioè di Gesù Cristo dentro di noi, dell'intimità con Lui, ma molto più avanti della carne, molto al di là della carne, molto al di là della sensibilità, molto al di là di, si dice San Paolo, se io conosciuto Cristo secondo la carne, io non lo conosco più, così, perché se uno è in Cristo, è una creazione nuova, già vivi trasfigurato, sei nel mondo ma non sei del mondo, cioè vivi come un angelo qui sulla terra, già, sì. Non significa che non soffrirai, non significa che non cadrai, ma certamente cadiamo, ma certamente peccheremo, ma certamente avremo i fendenti del demonio che ci riporterà a mettere la testa nella sabbia, nella terra, a farci cercare la felicità nella carne. Ma la nostra vita con la Vergine Maria nella Chiesa sarà ogni giorno di più orientata verso la verità, verso una libertà sconosciuta al mondo, sconosciuta a chi vive stretto nella carne e che cerca la felicità e la beatitudine nel seno che allatta e in un ventre che gesta. No, c'è qualcosa di più, questo segreto lo possiamo apprendere soltanto da Maria, con il rosario certamente e camminando nella Chiesa, perché nella Chiesa noi ascoltiamo la parola, ascoltiamo la predicazione e quella predicazione ci trasforma in Cristo. Ci trasforma in Cristo, ci trasforma in colui nel quale la parola si è compiuta, anzi si trasforma in colui che è la parola compiuta, fa di noi la parola compiuta, ci fa una sola cosa con lui, oggi, qui, anche senza sentire nulla, anche senza avere nessuna gioia, come va di moda adesso, mai una gioia, sì, mai una gioia nella carne, e allora? Una gioia molto più grande, che è quella di dare la tua vita in ogni istante, in ogni secondo, in ogni momento, in ogni situazione. La gioia vera, la felicità vera, che è il compimento del Figlio, della creatura di Dio, che è stata creata e modellata a sua immagine e somiglianza, per accogliere il suo amore e custodire le persone, custodire nella verità, nell'amore, senza fare degli altri gli strumenti del proprio piacere. In questo dono, in questa gratuità che compie la nostra vita. Questo è quello che ha vissuto Maria, questo è quello che con Maria, cioè nella Chiesa, noi apprendiamo e sperimentiamo come un anticipo della libertà celeste, dove tutti saremo come angeli, ci riconosceremo certamente, riconoscerai tuo marito, riconoscerai i tuoi figli, i tuoi genitori, ma certamente, ma con uno sguardo diverso, completamente diverso,
come quello sguardo di Francesco, di San Francesco, che appare nel film di Diana Cavani, come intontito, no? Come quasi perso, quasi mezzo drogato. Perché chi ha conosciuto Cristo vive e non vive. Vive, ma vive. Alle volte sembra addirittura svagato, alle volte sembra addirittura, no? Vive così, vive in un'altra dimensione, pur con i piedi ben piantati nella terra, pur lavorando, studiando, offrendosi, innamorandosi, dando, ma con un qualcosa che lì è più grande, che sa di cielo, che sa di cielo, che mette tutto nel suo giusto posto, relativizzando tutto ciò che il mondo assolutizza e assolutizzando tutto ciò che il mondo relativizza, cioè relativizzando le piccole gioie carnali, le concupiscenze, e assolutizzando una sola cosa, l'amore di Cristo. Questo è l'assoluto, il perno, l'axis della nostra vita. Buon sabato. Cioè buon riposo nella volontà di Dio. Una relazione nuova con la tua fidanzata. Non ti chiama? Non succede nulla. Il tuo fidanzato sono 3 giorni che non ti chiama? Va bene, la tua carne ti farà un po' male. Sì, laddove c'è, no? I sensori affettivi, qualcosa brucia un po' lì. Ma va bene. Tu vivi un'altra dimensione. Tu vivi la libertà. Tu vivi la volontà di Dio. Che è dare la tua vita. Che è offrire la tua vita. La tua preoccupazione è amare. Non che l'altro ti chiami, che l'altro... No. E questo ti porterà a rispettare, a rispettare il suo corpo, a rispettare la sua carne, a rispettare i suoi tempi, a rispettare la sua maturazione, a rispettare le sue crisi, le sue sofferenze. Coraggio, che con Maria siamo chiamati a una vita stupenda, proprio in uno Shabbat, preludio della vita eterna e celeste.